Ciao ragazze, sono qui per il setup dell'Happy Planner. Allora, l'Happy Planner, avevo fatto il video quando è arrivato, è il Botanical, una roba del genere, insomma non mi ricordo il nome, comunque aveva questa copertina che vedete con questi fiori, c'è il video comunque dove vi mostro anche l'interno, questo è il retro e queste sono le due copertine. Come vedete io l'ho sostituita, ma non utilizzando una copertina di quelle comprate, ma una copertina fatta da me. Ma adesso andiamo nel dettaglio, insomma, e vi faccio vedere un po' tutto. Allora, volevo cambiare cover perché diciamo che io amo personalizzare comunque le cose, non, ma anche perché avevo voglia, insomma, di cambiare. Allora, vendono delle cover, questo è la confezione, insomma, e quest'anno, a differenza dell'anno scorso con l'Happy Planner dell'anno scorso mandavano soltanto la parte davanti, mentre quest'anno fanno davanti e retro. Quindi, dentro in questa confezione che si compra nei vari siti dove anche ho preso l'agenda, Timbro Scrap Mania, qualche altro sito, adesso non, Scrap It Easy, dopo cosa c'è? Piccole Perle, vendono praticamente questi accessori per l'Happy Planner. Allora, questa è la cover dorata, color corallo con i pois dorati, all'interno invece è a righe, la stessa cosa è dietro. Potete usarla sia da una parte che dall'altra. All'inizio avevo messo questa per cambiare, ma poi non, insomma, non mi convinceva. Poi c'è questa con i pois verdi e il retro è fatto in questa maniera, con la scritta Happy Life, e potete usare anche il dietro, insomma, sono molto belle. E come vedete sono un bel cartonato duro, esattamente come la copertina con cui l'ho comprata, un bel cartonato di quelli interessanti, perché proprio copertina. E poi c'è l'ultima che è questa, molto bella anche questa, molto direi anche questa estiva, insomma, My Life, con le righe così, all'interno tutti i cuoricini e dietro le righe col cuoricino in fondo. Insomma, questa è la confezione che arriva. Il prezzo dovrebbe essere 7-8 euro, non dovrebbero costare tantissimo. Poi, allora, io ho preso quelle, però volevo assolutamente cambiarmi la mia copertina e quindi. Un'altra cosa, i dischi non sono quelli originali dell'Happy Planner che ho preso io, ma sono gli estensibili, perché io so perfettamente che la gonfierò, come già gonfia adesso che devo cominciare ancora a usarla. So per esperienza, anche l'anno scorso, che mi sono trovato a un certo punto che non ci stava più niente, perché sono tanto piccoli quelli originali. Vedere la differenza tra quelli che io ho messo, che sono gli estensibili, che sono praticamente, se gonfierete sicuramente l'agenda, invece loro la mandano con questi dischettini che sono veramente, cioè va bene per uno che non gli mette soltanto qualche adesivo e basta, ma non se vuole. Ecco, questo invece è il perforatore dell'Happy Planner, proprio il suo originale, quindi il funghetto viene esattamente come con aggancio perfetto sui dischi, però è molto, insomma, mi ha dato dei grossi problemi. Non so se il mio sia difettato oppure è proprio lui che è così sfigato. Insomma, costa più di 30 euro, si trova sempre sui siti dove trovate l'Happy Planner, e però vedete che ha molto stretto. Lui fa tre fogli insieme, tre fogli normalissimi, non plastificati. Scordatevi cose plastificate con questo perforatore che arriva nella sua scatola, che è questa qui. Infatti loro vi dicono 9 perforatrici per 9 buchi, ma dovrebbe dire anche ecco, allora qui dice capacità di perforazione 3 fogli e un foglio di cartoncino. Ok, ma deve essere un cartoncino di un certo spessore, non troppo spesso, insomma. E niente, qui sotto ha il solito raccoglitore per i residui e niente, allora io ho fatto questo setup, quindi ho veramente potuto usufruire di questo perforatore e ho capito bene cosa riesce a fare e cosa non riesce a fare. Allora, se volete plastificare e poi perforare, dimenticatevi che questa cosa si possa fare. Io ho strappato intere card che avevo plastificato perché lui, con la plastificatrice e la card dentro, non va assolutamente. Vi fa una card sola senza plastica e se no vi fa i fogli normalmente. Per fortuna, se mettete il washi tape e il foglio e poi lo perforate, dopo vi farò vedere, funziona. Vi faccio vedere, insomma, quello che è successo. Ma andiamo avanti. Allora, queste sono le due cover che mi sono fatte da retro,
davanti e retro, io l'ho presa da Pinterest, perché Pinterest è una fonte di grandi immagini di tutti i tipi. Addirittura io mi sono stampata anche su carta adesiva le future decorazioni di alcune delle pagine senza spendere niente. Queste non sono a pagamento. Ho già fatto vedere come si fa a stampare da Pinterest, insomma ci sono i video, se mai ve li metto, e vedete, siccome il sistema è a finestrella, poi andiamo a vederlo, è il sistema verticale, queste finestrelle vanno riempite e ci si può scrivere sopra, o se no si scrive su quelle bianche, queste restano per decorazione. Io ne ho stampate diverse, insomma, per farvi vedere, guardate, anche questa con i fenicotteri, questa non c'entrava niente, mi piacevano le ciambelle, ma la userò lo stesso. Questa invece bisogna stare attenti, perché era la decorazione di una Erin Condren, perché l'Erin Condren, questo è all'incontrario, l'Erin Condren è più larga. Io avevo anche quella, cioè sempre ce l'ho ancora quella dell'anno scorso, non so se vedete. L'Happy Planner ha i rettangoli molto un po' più stretti, mentre l'Erin Condren ce l'ha più larghi, ma io qua li adatto perché me ne sono accorta dopo, vabbè, ma tanto si possono benissimo tagliare, erano troppo carine queste con le angurie, ma ce ne sono veramente tantissimi. Infatti io è un anno e mezzo che tratto le agende, e dovessi tornare indietro con la consapevolezza di adesso, veramente spenderei un quarto di quello che ho speso in tutto questo, in tutto quello che ho speso l'anno scorso. Diciamo che veramente con poco. Allora, serve una stampante, una plastificatrice e altre pochissime cose, vabbè, e l'agenda ovvio, ma se avete la stampante potete stamparvi di tutto, anche i washi tape. Addirittura questi sono dei washi tape su Pinterest, liberamente potete stamparvi le strisce proprio senza pagarle, perché le prendevo da Etsy, ma lì bisogna pagarle, anche poco, ma bisogna pagarle. Anche le decorazioni per l'Happy Planner su Etsy si pagano, insomma, il download costerà sempre 1,50€, 1,60€, però insomma su Pinterest sono gratis, perché non approfittarne. Vabbè, passiamo alle cover. Allora, mi sono stampata questa pagina col fenicottero, con le righe, insomma, e poi ho stampato un'altra pagina così, e ho fatto il retro uguale, perché volevo fare tema fenicottero, visto che andiamo incontro all'estate, e ho usato anche delle carte di Tiger. Io qui come ho fatto? Ho usato un cartoncino, ho utilizzato due carte adesive che sono più grosse del foglio normale, le ho attaccate sul cartoncino, e poi dopo, per essere sicura e non me le ha comunque perforati bene, ho tenuto questa distanza in modo da poter forare, non so se si riesce a vedere, vedete? E comunque non ha forato bene, ho fatto le mie per riuscire a levarlo da questo coso, che quando te lo mangia poi dopo non te lo dà più indietro. Veramente è stata una fatica, vedete che ci sono queste cose qua, per fortuna che non si vede. Strano che mi sia successo questo, perché io ho provato ieri facendo un altro lavoretto, e vi farò vedere invece che è venuto benissimo. Io oggi ho detto, adesso faccio così, frego il perforatore, invece di perforare il cartoncino faccio solo la perforazione della plastica. Ieri l'ha fatto, perché oggi no, perché è scemo, ecco perché. Vabbè, poi ho appiccicato questa scritta oro che avevo cartonata. E niente, passiamo quindi a vedere come ho fatto dentro. Allora, dentro ho tenuto questa che vi ho detto mi piaceva tanto, perché sembra il mare e mi dava un po' senso proprio di estate. Ho attaccato questa card che c'era, che avevo già plastificato, perché io non butto via niente di quello che avanza della plastificazione, non amo buttare via nulla, e ho fatto questa card qua, che questa qui è stata stampata da Pinterest. Poi l'ho ritagliata, l'avevo plastificata, avevo tentato di perforarla, ma non c'è stato verso, ho dovuto tagliare tutto e tenere soltanto l'interno. Ho detto vabbè, l'attaccherò sopra a questa card dei fenicotteri. Vabbè, adesso veniamo proprio al fascicoletto, insomma, iniziale, che è questo, che mi sono voluta fare un porta post-it, ma io adesso vi faccio vedere che come ho ingegnato la cosa. Qui ho tenuto la distanza, ho fatto una specie di libretto, vedete, con le carte di Tiger plastificate, e questo l'ho messo in un secondo momento perché ogni volta che andavo a prendere l'inizio dell'agenda ci mettevo sempre le mani dentro, ero in fondo, per tornare indietro ci mettevo le mani dentro, quindi ho detto aspetta che faccio questa copertura, che così almeno resta tutto bello chiuso, poi così quando entri vedi tutto che si assomiglia, insomma, che si riprende molti colori. Ci ho attaccato questa card che avevo con questa macchina fotografica, mi sembrava carino, e poi questo così. Io ho tutte rimasuglie delle robe dell'anno scorso, non ho più comprato niente.
qui, se sono riuscita a vedere, i fori sono venuti benissimo. Io, aspetta che qui c'è il retro, se no già sveliamo cosa ho fatto dietro, qui ci sono questi fori, sono venuti perfettamente. Quindi quando oggi sono andata a fare le cover ho detto andranno, e invece no, invece me li ha smangiati tutti, mi ha fatto su una cagnara, un casotto veramente, uno schifo di perforatore. Vabbè, comunque io vado a reinserire il mio porta post-it, che è fatto in questa maniera, praticamente si possono, sono della stessa larghezza delle finestrelle dopo della pagina, quindi questi qua vanno bene anche per decorare proprio le pagine dell'Happy Planner. E questo è il mio libricino, insomma, che mi sono fatta. Nel retro, siccome avevo plastificato anche, cioè avevo cambiato, avevo fatto anche il retro della, di quella pagina dei post-it, e qui ci ho fatto, con l'avanzo di una carta, della carta sempre plastificata dei fenicotteri, ci ho fatto questo porta stickers, ma poi ne troveremo tanti comunque in tutta l'agenda. Questa è sempre una card che mi sono stampata da Pinterest, perché voi ne vedrete tante in questa agenda, ma perché io ce l'avevo ancora dell'anno scorso di alcuni kit della Project Life, ma da Pinterest ci sono, possono diventare anche dei divisori questi, cioè veramente c'è di tutto. Queste qui sono invece delle clip che calamitose, insomma, che avevo preso da AliExpress e facevano proprio estate con i gelatini così. E questa è la pagina iniziale. Io ho attaccato questi post-it con i pinguini, vabbè, ho messo il mio nome, capirà, insomma. E poi, io siccome non butto mai via niente, questa qua invece, sempre con il sistema, quello che ieri ha forato bene questa plastica, questo era un avanzo della... un avanzo di un foglio plastificato che non mi andava di buttare, l'ho perforato e poi ci ho messo tutti questi washi tape, perché va bene, insomma, no? Cioè, invece di avere sempre i rotolini a portata di mano, va bene anche avere questo sistema, che comunque ho preso da un'altra cosa che mi era arrivata sempre da AliExpress, che dopo vi faccio vedere più avanti. Vabbè, qui non ho fatto niente, qui ho applicato delle card, ho attaccato delle card, vedete il cartoncino lo fa perfettamente, lo fora perfettamente, e ho provato a questa agenda parte a luglio e ho provato a mettere i washi tape e a forare le pagine e non c'è stato nessun problema, washi tape di qua e di qua, e questo l'ha forato decentemente. Volevo farvi vedere, vedete il post-it che si queste sono le pagine, insomma, della settimana, che il post-it praticamente copre perfettamente la il rettangolo, insomma. Questo è il mese, quello mese in panoramica mensile, poi qui ci sono le settimane, e in questi qui che avevamo fatto vedere prima, vedete, basta tagliarli e poi vanno applicati, non so, magari qui si scrive, qui no, e allora qui dove non si scrive si mette il rettangolino, anche perché, insomma, non è un'agenda da lavoro, quindi è per pasticciare, per decorare, quindi ce ne sarà tanti di rettangolini, insomma. Comunque andiamo avanti. Queste invece che vedete sono delle buste che ho comprato proprio sul sito Timbro Scrap Mania, penso sempre di averlo preso, quando avevo preso anche le cover. Sono delle buste che fanno proprio dell'Happy Planner, insomma, vedete, molto belle, molto resistenti, dove vengono, dove io ho inserito, insomma, degli stickers. Qui c'è un altro di quelli che vi ho fatto vedere prima, sempre un avanzo di plastica, dove ho attaccato, insomma, i washi tape. E questi invece sono delle decorazioni dell'Happy Planner che ho comprato su Etsy, perché non mi ricordavo che Pinterest, guardate qua che c'è esattamente la mia fantasia che ho messo davanti, perché non mi ricordavo che da Pinterest avrei trovato sicuramente anche tutto ciò. Infatti ho speso poco, ho speso 5 euro in tutto di vari questi e un altro ho preso, e quindi non ho speso tantissimo, me ne sono ricordata in tempo. Poi questa qua è una card sempre che mi sono plastificata e ho attaccato una card dietro sempre di Tiger, e ho fatto il sistema, quello che vi ho fatto vedere insomma prima, e qui ha funzionato, io non riesco a capire come mai. Quindi ho fatto varie prove con quel perforatore e devo dire che comunque è molto limitato. Anche cartoncino, questa è una card con washi tape, e l'ha fatto, quindi insomma sì, non dà grandi prestazioni, costa 30 euro e secondo me è veramente limitato. Poi cosa ho voluto fare? E sulla scia che avevo trovato questo sistema, mi sono creata degli altri porta post-it. Vedete, mi ero divertita tanto ieri perché funzionava questo sistema, oggi niente, e ho attaccato questi post-it che vanno sempre bene per decorare. Dopodiché, quando arriverà l'inverno o l'autunno, cambierò, posso sostituirli con qualcosa di più invernale. Andiamo avanti, settembre non ho fatto niente, no?
Poi ho fatto questa card colorata, no colorata, dorata, sempre con lo stesso sistema che ho fatto vedere prima. Sono le due card che avevo, due fogli che avevo utilizzato anche per rivestire il notebook, quello puccioso. E questa è una spilletta, una clips che mi è arrivata da AliExpress, ma me ne sono arrivate altre tre che ho sull'agenda, ce l'ho sulla disca agenda le altre tre. E questa l'ho voluta tenere così, l'ho aperta proprio per tenere dentro qualcosa, adesso non ci ho messo dentro niente, però sicuramente nel tempo qualcosa dentro ci va. Questa pagina invece ho voluto attaccare perché è un po' stile scrapbooking, no? Ti piace un po' fare le cose in rilievo, questa qui è un'agenda che permette, se cambiate gli anelli, di darci un po' di volume. E qui abbiamo insomma Martino, sempre una foto stampata e plastificata con la plastificatrice, ci ho messo una cornice così dorata, dorata con i glitter, e poi ci ho attaccato queste stelline glitterate che avevo. Poi andiamo avanti, non ho fatto altro. Qui, ah sì, qui ho fatto un altro porta post-it, qui mi si è staccato il cuore, un altro porta post-it dorato. Sì, mi sono andata alla pazza gioia con i porta post-it. Qui troviamo un'altra busta, sempre di quelle che avevo fatto vedere prima, non so se sono 6 buste, mi sembra, a un prezzo 8 euro, una roba così. E qui ci ho messo altre card che avevo, ancora prese l'anno scorso. Qui ho una card che avevo, l'ho forata. Naturalmente tutte queste immagini le trovate tutte, io ce le avevo, però su Pinterest ci sono. Poi qui avevo questo cartoncino con la macchina fotografica che ho fatto vedere all'inizio, l'ho attaccato lì, perché qui era tutta così con i pois, era un po' scialba, mi sembrava come pagina. Qui invece avevo una dorata e l'ho messa. Qui poi ci troviamo, vabbè, un'altra card, qui ci troviamo un'altra busta fatta in questo modo con tutti questi triangolini, molto carina, con delle card che avevo. Qui mi sono fatta un altro, qui ho fatto un altro porta soltanto notes, sempre con la stessa maniera, lasciando, non andando a toccare il cartoncino, e ho messo questa card. Poi vediamo un'altra card, e ritroviamo, qui ho messo un'altra card che avevo, e ritroviamo un'altra busta, guardate che belle, sempre della stessa serie di quelle che ho fatto vedere prima, e ci ho messo dei post-it. E questa è un avanzo plastificato che non ho intenzione di buttare perché vanno sempre bene per qualsiasi altra cosa. E poi andiamo avanti, un'altra card fatta così, no un'altra card, scusate, un'altra tasca, un'altra busta fatta così, con delle card dentro, e poi mi sa che ho messo una card in fondo e basta, non ho fatto altro. Poi a dicembre si ho messo un'altra card di queste con i glitter azzurri. E qui abbiamo, ci troviamo il retro dell'agenda esattamente come l'altro interno, quindi io volendo posso anche cambiare, cambiare con questa fantasia, perché come sono intercambiabili loro, sono intercambiabili anche le mie. E questa è il setup insomma dell'Happy Planner. Potevo anche scegliere, questa era dell'anno scorso, come happy, sì, buonanotte, come copertina. Se tolgo il cuore che ci ho aggiunto io, va anche bene utilizzare quella che hanno loro e appiccicarci sopra delle foto plastificate. Si possono anche personalizzare con delle foto personali, insomma, oppure ci potevo attaccare il fenicottero esattamente qui sopra, senza andare a toccare, potevo stare più stretta. Io l'ho fatto con la Rincondre l'anno scorso, e senza andare a toccare i fori basta attaccarle sopra e poi magari tenerle anche all'interno. Così si possono fare in tanti modi, veramente questa forse è una delle agende più versatili e più che dà tanti spunti. Come vedete io mi sono veramente sbizzarrita, soprattutto per provare questo disgraziato che non mi piace per niente. Se ce l'avete anche voi, fatemi sapere se anche voi vi dà questi problemi, insomma, se non potete neanche un poco di plastifico, cioè di se si inceppa come si inceppa a me spesso e volentieri. Va bene, questo è il video dell'Happy Planner, se avete domande ci sentiamo qui sotto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!